Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video c'è stata la sfida contro il dominante acciaio ed oggi si va ad affrontare e a conquistare la medaglia della palestra di tipo normale a Mesturia. Dato che è un giro un po' strano da Garrafopoli, o si parte da Marinada, che è meglio, oppure ancora prima da Leodapoli, se avete visitato Picadia, fate prima ancora. Però io in questo caso parto da Marinada, perché da Garrafopoli bisogna fare poi un giro strano e non conviene. Quindi, let's go! In questo caso sto skippando Pokémon e allenatori, o meglio, non tanto gli allenatori quanto i Pokémon, perché sono forti. Qui i Pokémon sono davvero forti. Ecco, già qua iniziamo ad avere un ridimensionamento dei livelli, ma appena entrate in quell'area, dove c'è appunto la grotta, sono tremendi i Pokémon lì, state davvero attenti. Ed eccoci arrivati a Mesturia. Questa è... Sì, dimmelo. Me l'ha detto Grident. Bravo Grident, dimmelo tu. Bravissimo, Mesturia. Bene, allora, dove bisogna andare? Ah, qui. Vedi però come vivono a stretto contatto con la natura. Molto più delle altre città Pokémon, eh. Di qualsiasi altro gioco, ma per davvero. Per davvero proprio. Dai. Vediamo un po' di fare questo esame della palestra e di superarlo e poi di andare a sfidare il capo palestra, che è di tipo normale. Link! No, Nemi, no, non è il caso, Nemi, no, 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 no. Ho visto che stavi per entrare in palestra e sono corsa qui. Scusa ancora se non ho potuto lottare con te la volta scorsa. Cosa? Ah, non fraintendermi, non ti ho inseguito fin qui per fare una lotta. Ti ringrazio. Però in effetti, visto che ci siamo, ci facciamo una lotticina. Va bene, però veloce, come l'altra volta, veloce, veloce. Ah, deve riorganizzarsi la squadra, quindi ci sfida dopo. Allora non ci vediamo più, Nemi. Io voglio fare questo che registra i ragazzi nella vita. Da grande, quando sono grande voglio fare quello che registra i ragazzi. Dovrai superare l'esame della palestra. Ordinare un menu segreto. Ah, McGuffin, vado lì, voglio un McGuffin e via. È sempre menu segreto, no? È anche un espediente narrativo, certo. Ci sono altri 3 aspiranti in giro per la città oltre te. E ognuno ha... Un indizio per il menu segreto. Puoi andare dal loro in bocca e ordinare i piatti del menu segreto. Solo il primo aspirante che riuscirà a ordinare sarà promosso. Ai clienti abituali piace così. Chiedi a qualche cliente abituale. Ma ha detto gli aspiranti che mi dava... Che mi dava appunto il menu segreto lo aspirante che sconfiggevo. Quindi basta sconfiggere... Oh, si è fatto giorno. Ah, perfetto. Devo ordinare il menu segreto. Ok, allora, CT Speed e poi mi dai il tuo menu segreto. Come te lo devo dare io? No, tu me lo devi dare, signorina! Mo ti faccio capire chi comanda qui. No, non per qualcosa, perché capire chi comanda, perché è più forte nelle lotte, quello intendevo. Oh. 34 di livello! Ho paura. Ma che fai ora? Lacerazione? Doversi rubare gli indizi a vicenda è una vergogna. Guarda, sono d'accordo con te. Tenebre circondate da scale. Ma c'è una roba del genere qui in città? Sul serio? Tenebre circondate da una città. Game Freak. Hai perso una corona, tieni. Cioè, che c***o significa, scusami. Devo anche premerci A poi sopra. Fuoco bomba, va bene. E vai un po' a cercare gli altri sfidanti ora. Andrà bene, che ne so. Squacabilli sa parlare. Parlare. E sa fare anche di meglio. Guarda quei due! Guarda quei due! Per due! Esatto! Quei due! Per due! Finito? Quindi è finito! Che significava? Ah, tu sei uno sfidante? Bene! Hello! Dai, scoprirò il tuo indizio. Ma dammelo tu l'indizio! Il verso del Pokémon alato azzurro. Vai, va, vai che è meglio.
Ah, è ora di sfidare la palestra, piccoletta. Dammi il tuo indizio, no, dammelo tutto indizio. Allora, bimba, dimmi cosa devo scoprire. Un intruso in gelateria. E siccome la sconfitta mi bruciava, dovrò per rinfrescarmi con un bel gelato. Un intruso in gelateria. Però noi sappiamo che i gelatai qui sono all'aperto. Quindi devo parlare con lei. Ragazzi, on fire proprio, on fire. Accipicchia a me, on fire today. Ma che succede? Allora, mi curo e poi andiamo a sfidare la palestra. Ma allora, se una persona qualunque va là dentro e ordina il menù a caso, può farlo fino a che non ci azzecca? Sì, fino a che non ci azzecca e sta tranquillo, no? Cioè, che significa? Allora, senza che uno fa le sfide, va direttamente a prendere il menù. Se tu devo parlare... Ah, eccolo qua, Ho raccolto gli indizi, sì. Grazie, un cameriere che però, vabbè, ci sta il cuoco là sopra, ma ok. Cosa vuoi ordinare? Polpette di riso grigliate. Per quante persone? Per due. Che cottura preferisci? A fiamma viva, fuoco bomba. Gradisci qualcosa come condimento? Sare il limone? Ok. No! Ma... Aspetta! Ma c'erano delle persone a mangiare! Ho sobrato l'esame. Ma a quale prezzo? C'erano delle persone a mangiare! Ma era finto allora. Erano persone finte per fare scena. Ho fatto, voglio sfidare il capo palestra, sì. L'impiegato straordinario. Straordinario perché è tipo normale, capito? Quanti giochi di parole. Ah, quello che stavo lì a mangiare. Tipo ordinario. Salve. Mi chiamo Ubaldo. Sono capo palestra presso la palestra di Mesturia. Le mie più sentite congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Qui hanno piatti molto buoni, oltre alle polpette di riso grigliate. Ti invito a provarli. Meglio non dilungarci in chiacchiere, però. La mia superiore potrebbe farmi un richiamo verbale. Procediamo con la lotta. Lui ha un superiore donna. Gli piace essere dominato. È una battuta, prendetela per quello che è. Nel ringraziarti per la fiducia accordataci, il sottoscritto Ubaldo ti assicura la massima disponibilità. Ma allentala un po' sta cravatta, dai. È un tipo quadrato. Per Comala che è successo. È un tipo quadrato lui. Occhi quadrati, faccia quadrata. Dopo la pausa pranzo non sono favorevole a una lotta digestiva, ma per noi farò un'eccezione. Allora, Comala non si può addormentare, e va benissimo così, tanto io non addormento mai nessuno. Comala, se mi devi far male, fammelo... Sbadiglio. Ci fa addormentare lui. Bello, devo svegliarmi assolutamente. Schianto! Missa! È missa! Bravo! Missa sto attacco! Cippalippa! Chiedo scusa. Una bella sveglia, bella fresca. Dai. Rafaiai, svegliati, che poi il turno dopo gli facciamo il sederino nero. E missa due volte di fila! Comala! Oh, vai a casa a dormire. Se devi missare così, vattene a casa. Cioè, scusami. Bravo Grafaiai. Mi piace. Da Dunsparce. Ah, l'evoluzione di Dunsparce. Vediamo un po' che robaccia è. Fa un po' vedere che robaccia è, dai. Ho letto che è bruttissima. Uno ha detto è brutta, è uguale a Dunsparce. Ok, vediamola allora, su. Ah, è Dunsparce gigante. È un Dunsparce gigante.
Vabbè. Cioè, tutti quanti che volevano il tipo volante per Dunsparce glielo danno, cioè lo fanno evolvere con l'evoluzione, tutti quanti volevano il tipo volante, si evolve e non ha il tipo volante. Credo, non mi sembra che voli. Ma Flamingo ha una gamba impiantata nel terreno. Dai, con sto iper... Oh, però si gira almeno per fare ipertrapano, eh. Almeno si gira. Vado subito in terra così lo finisco al 100%, non si sa mai. Magari anche per il turno dopo, tanto serve la terra. Vai, Flamigo. Rivela il tuo potenziale da Pokémon lotta. Con lo Shoryuken. Bello, 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 bello. Dai, let's go, andiamo, andiamo. Ma doppio pugno a sto punto fagli. Bello, lui insieme a tipo spettro mi piace tantissimo. Della Terra Crystal con la capoccia gigante, bello. E allora, dimmi un po', che combiniamo ora? Bellissimi livelli. Staraptor con Terra Crystal normale. Meglio questa lotta che venire oberato di lavoro dai superiori. Quello tutti, amico mio. Tranne se sei improprio e fai quello che ti pare, ovviamente. Il problema è che se non lavori un giorno, so cavoli tuoi dopo. Bello Staraptor. Avete visto che bel piumaggio che ha? Indubbiamente sei qualificato per le lotte. Spero di non perderci la faccia. Ma su, Baldo, mettici un po' di brio, no? Qui ho dei clienti affamati d'azione, fagli vedere di che sei capace. Arrivano così a caso, lei è veggente probabilmente. Mi raccomando, Baldo, è anche tu ragazzino, mettetecela tutta. Sì, la clientela si è espressa, non mi resta che soddisfare la richiesta. Ora si trasforma. Da dove l'hai presa quella, amico mio? Dalla cravatta. È ferma cravatta in realtà. Una Pokéball ferma cravatta che poi si trasforma in Pokéball. Interessante. Era salto. Di tutti gli attacchi, aero assalto. Che gli faccio? Scaledurge. Ma è tipo normale. Canzoni ardente. Dai, Scaledurge. Croccomela. La mia croccomela non fallisce mai. Ah, ora ce l'ha in testa il pappagallino. E l'uccellino, quello che è. Non sul naso. Ok, grande. Ok, non mi fa niente. Il niente mi fai. Buono. E come se non bastasse, attacco speciale commenta, così lo finiamo, dai. Bella lotta, amico mio, bravo Ubaldo. Forse il primo capo palestra che poteva darci del filo da torcere. Ma è andata come è andata. Beh, buono, molto buono, mi piace. Mi è servita una sconfitta. Hai proprio una competenza notevole. Sono sopraffatto dallo stupore. Avendo perso, ho ora il dovere di consegnarti la medaglia. Da dove me la prendi la medaglia? Ma lottare mi ha messo appetito, mi faresti compagnia a tavola? Beh, quasi ora di cena, sì, dai. Ah, certo, si fa itadakimasu. Polpette di riso. Devo imparare a farle. Ma per diletto personale, non perché fare il giapponesino. La detenzione di 5 medaglie delle palestre ti consente di catturare più facilmente i Pokémon fino al livello 45. E invece ho catturato un livello 45 senza questa medaglia. Inoltre questi si atterranno alle tue indicazioni, questo è importante. E qui effettivamente è proprio così. Non credo che un giovane autenticamente energico come te ne abbia bisogno, ma prego. Facciata è molto buona, molto buona. La cucina qui è molto saporita, la trovo ottima. Non preoccuparti per il conto, sono un uomo adulto e solvente. Detto questo, cordiali saluti. Tranquillo, pago con il mio conto di YouTube, che devo comunque dare in tasse una parte, quindi devo dichiararlo, purtroppo, anche se non guadagno una miseria, devo comunque dirlo.
quello che guadagno. Congratulazioni per la tua vittoria. Capsi mi ha informata riguardo alla presenza di un allenatore singolare. Ah, Capsi, quella bellissima ragazza che sembrava un ragazzo. Il mio intuito mi ha suggerito che stesse parlando di te, e a quanto pare ci avevo visto giusto. Ho visto il tuo ultimo incontro. Possiedi un talento davvero straordinario. Se continui la tua scalata verso il rango campione con questo impeto, di qui a breve dovrò invitarti ufficialmente a entrare nella Lega Po... Link, ho deciso con quali Pokémon lottare! Ti ho anche visto lottare per la medaglia della palestra! Non smetti di migliorare, tu, eh? Campionessa Nemi, è un piacere rivederti. Link, che ci fai insieme alla Super Capa? La capa de ca... capa... Super Capa. Ma in che mondo vivi? Ti trovi di fronte alla super campionessa Lisma, i super occhioni. È una bambolina. Sembra una Barbie, è finta lei. È un titolo che va ben oltre il già ambitissimo rango campione. Ebbene sì, ho l'onore di ricoprire tale ruolo, in aggiunta a quello di presidentessa della Lega Pokémon. Pensavo fosse troppo impegnata per trovare il tempo di visitare le palestre. Mi trovo qui per un'altra faccenda. Questa volta sono venuta a caccia di giovani promettenti. Link, come fai a essere già così famoso? Beh, mi dispiace dirglielo, ma ho già messo io gli occhi su di lui. Non lascerò che qualcuno me lo porti via, nemmeno la super campionessa. Allora aspetterò il mio turno. Sì, guarda, preferisco la super campionessa a Nemi. Ah, quasi dimenticavo della nostra promessa. Forza, Link, dobbiamo lottare. Andiamo subito fuori, se facciamo in fretta. Un momento. Cosa c'è? Gradirei molto poter assistere anch'io al vostro incontro. Ah, sì, certo. Se dico no, si offende? Vi ringrazio, non vedo l'ora di assistere alla vostra sfida. Dai, che devo curare i Pokémon però. Andiamo allora. Che capelli lunghi e fluenti, mi piacciono. Tutore. E via. Lycanroc. Grafaiai. Adesso a cavoli miei ora. Non lasciarti intimidire dalla super capa. Rilassati e lotta come sai fare tu. Però Capsi parla il romanaccio, mi piace un sacco. Invece lei parla come una ragazzina, no? Normale. Non è molto efficace, ma attenzione. Quindi non possiamo tentennare. Anche se dovessimo tentennare, non tentenniamo perché attacchiamo per primi. Let's go. E uno è andato. Ah, visto Super Kappa? Mi sta mettendo alle strette. Dai, Nemi, manda in campo mia scalata e facciamola finita, dai. Però Nemi Agumi, il che mi preoccupa quando sarà... un fantastico Gudra. È il momento della terra cristallizzazione. Farò vedere la super capa quanto valgo. Guarda che terra cristallizzo anch'io, tesoro. Wow. Beh, era ovvio. Non poteva andare diversamente. Accidenti, che gran botta. Quella mossa aveva una potenza pazzesca. Sì, sarebbe la mossa peculiare, come prestigiafiore, come canzone ardente. Un brutto colpo? Proprio su più bello? Sempre il solito fortunello tu. No. La tua è fortuna. La mia è classe. Senti, facciamo una cosa. Dammi direttamente il titolo di campione e finiamo il gioco. Facciamo una speedrun incredibile. Sono rimasta senza parole. Non mi stupisce che persino la super campionessa abbia riconosciuto il tuo potenziale. Non posso permettermi di battere la fiacca. L'ho pensato dal momento in cui ti ho incontrato, ma ora ne sono certa. Link, tu raggiungerai il rango campione, non ci sono dubbi. Le prossime palestre saranno una passeggiata per te. Lo penso anch'io, e vorrei fare un investimento a lungo termine su di te. Accetta queste MT. Terascoppio! 171! Quante ce ne sono qui? 200? Se utilizzi questa mossa con detto Pokémon e terra cristallizzato, si adatterà al suo terra tipo. Io e te un giorno ci affronteremo nella lotta più grandiosa che si sia mai vista, capito Link? Per cui mi impegnerò ancora, ancora e ancora di più. Ciao. Quelle parole non rivelano solo amicizia, supporto e speranza. No, senza ombra di dubbio Nemi crede fermamente che avrà successo. In ogni caso permettimi di riaccompagnarti fino alla palestra dove ci siamo incontrati. Qui davanti. Ma era qui davanti. Alisma! Fatti controllare la vista! Sì, parla con lo staff dell'ora in bocca, buonanotte. Ad ogni modo, amici, nuova medaglia conquistata! Io, come sempre, non posso fare a meno di ringraziarvi per aver seguito il video. In descrizione, mentre lo schermo è ancora nero, trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!